Posso? Vado? No! C'hai voglia. Cecco Corvasce e Daniel Jack presentano Master Check 90, l'enciclopedia della dance. Eccoci qua, benvenuti, questo è Masterchef 90, anche questa volta insieme per un'oretta più o meno col capello stranamente Riccardo cocciantizzato del nostro Dennis Jack, perché io posso vederlo senza maschera, voi no, è una cosa che ormai è consuetudine da anni a questa parte. C'hai il capello anni 80 serio, o perlomeno quello che ti è rimasto quando andavi dal parrucchiere, che c'era tum subito la locandina di quello cotonato. 70, anche un po', esatto, un po' 70, no, più che altro. Solo 70, sì. Nel senso che ti sono rimasti 70 capelli. No, gli 80 poi li tagliavano. No, guarda che negli 80 erano vaporosi. Nei 70. E nel 90? Pelati. Nel 90. Ecco perché poi funzionava Bruce Willis e quelle robe là. Come al solito mi hai messo in assoluta difficoltà. Non sono neanche completamente convinto di quello che ho detto. Mi hai distrutto una certezza e non so neanche da che cazzo cominciare. Vabbè, cominciamo subito con la prima, che è meglio. La prima traccia è quella di Jimmy Cliff, Breakout, che ha fatto il nostro amico Visnadi, che mi dà sempre di grande salumificio, oltre che di grande performer e DJ. Il salumificio Visnadi. In realtà non è Visnadi che si chiama il salumificio, era una battuta, avresti dovuto dire. Check 90. We're playing the 90s. Con Cecco Corvasce e Daniel Jack. Master Check. Put your hands up in the air.
i Black and White Brothers. Erano i Black and White Brothers. Come lo dico, brothers? Put your hands up in the air. Che poi mi piaceva mettere un po' di effettino sotto, che mi stavo... Ero lì che me la tiravo una mezz'oretta, stavo lì in confidence col pezzo una mezz'oretta prima che poi tu cambiassi pezzo e io continuassi con la stessa cosa, prima che poi tu mi picchiassi perché non aveva più senso che ci andassi sopra con il Put Your Hands Up sul pezzo successivo. Ti ricordi? Arriva intanto Cimo Baio a Si Me Gusta a Mi Ecstasy Exta no Exta Minchi. Vabbè. The voice of Checo Corvace in council, Daniel's Jack.
Michael, Flawless, Go to the City dal 2004, famosa traccia del campionamento, come l'abbiamo ribattezzato io e Dennis Jack, il mio socio, con la... da capo! Flawless di George Michael, campione il brano Flawless dei The Ones, che a sua volta campione Keep... sto campionando me stesso. Che a sua volta campiona Keep on Dancing dei Gary's Gang. Che cazzo! Quanto mi fa gay sto pezzo. È lui. È certo che è lui. Ma la mia domanda è sempre la stessa. Tu sei bravissimo ad intercettare le cose. Vedi che ho dato anche una mezza testata al microfono. Sei bravissimo a prendere il campionamento di quel pezzo lì, a sgamarlo di quel pezzo. Perché cazzo l'hai fatto tu uno? Come principio cardine, fatti il cazzatoide. Arriva un'altra roba tutta italiana, per quanto abbia un respiro international. Living Joy, e questa è Dreamer dal 94. Masterchef 90. Masterchef, la storia degli anni 90 con Cecco Corvasce e Daniels Jack.
salvation. In a war of tears, one consolation. And now you're here, there's a full brass band playing me like a wonderland. And if you left, I'd be 2 foot small, and every tear would be a waterfall. Soundless, boundless, I'll surround you. Didn't know I was looking for love until I found you. Karen Ramirez, da non confondersi, come dico di solito, con Ramirez, quello tutto incazzato che abbiamo mandato un sacco di volte, terapia, che è un altro Ramirez, vabbè. Karen Ramirez con Looking for Love del 98, e forse non tutti, per la rubrica non tutti sanno che, potremmo anche, visto che l'abbiamo fatto un sacco di volte questo tipo di sgamo del non tutti sanno che, potremmo anche inaugurare la rubrica non tutti sanno che, originale, già fatta? Vabbè. Comunque, forse non tutti sanno che la versione original di questa traccia è un lento scritto da Ben Watt e Tracy Faccia da Stirata Thorn degli Everything But the Girl. In realtà va detto a sua volta che la base della sua versione ricorda anche Missing, per l'appunto degli Everything But the Girl. Adesso arriva Java, che non c'entra niente con il famoso script che mi fa incazzare tutte le volte che lo uso a livello programmatico. E la... un gancio dedicato a tutti i programmatori, anche gli imbecilli che conosco io. Allora, Java con Feel So High dal 96. For the 90s. The voice of Checo Corvace. In Council, Daniel's Jack.
Stansfield con Change, bellissima lei, la traccia, il remix del grande Godfather of House Frankie Knuckles dal 91, un pezzo di quelli che hanno a un certo punto sancito la definitiva Pax Nobilis, la Madonna, sentite cose, tra il mondo house e il mondo pop di un certo profilo, commistionati a loro volta tra l'esigenza e il funky, perché è una roba che mischia tutti e quattro i micromondi fra loro, capito? Dai, oggettivamente. E quindi è stata sancita la Pax Nobilis. Vabbè, sono stato bravo, Quello che ho detto ha senso. In ogni caso è arrivato il momento di una rubrica molto importante dove celebriamo un remix, fondamentalmente perché siamo innamorati della versione originale. È arrivato il momento del Remix Today. Masterchef 90 present Remix Today.
finale era molto bella, il video tutto sommato meno, ne ho già parlato in qualche altra circostanza. Fats and Small con Turn Around, hey! Nella Bubbert remix del 2019 su Armada Recording, pezzo che nella versione originale secondo me ha ancora tutti i suoi punti musicali intatti, in quella nuova evidentemente niente, non è che mi piace. A te piace? E a questo punto ci prendiamo una piccola promo pausa e poi torniamo con Mariuccio Fargetta con The Beat of Green nella Mayday version del 96. Si chiama The Beat of Green Mayday. Ah ok, sì, va bene. Ah, questo era pericoloso. Cioè, se mi avessi beccato l'occhio diventavo cieco invece che cieco. Ah, torniamo dopo la promo con Fargetta e The Beat of Green Mayday dal 96. Way. Mastercheck 90. Mastercheck. Con Cecco Corbasce e Daniels Jack. Come back soon. Mastercheck 90 con Cecco Corbasce e Daniels Jack. Dopo la promo pausa con Fargetta, The Beat of Green Mayday da 96, su questa traccia c'è questo mistero un po' below the line, come si dice, si vede che faccio marketing, anche un po' marketing soprattutto. Vabbè, su questa traccia resta il mistero di un'operazione mediatica di below the line, per l'appunto, di comunicazione, di senso, non senso. Non guardarmi con quella faccia da culo, che è quella che hai quando sai che sto dicendo qualcosa di veritiero ma non capisci. Vabbè, girati. Che mi imbarazzi. Allora, resta il mistero, dicevo, di un'operazione mediatica di una famosa birra olandese. Famosa birra. Se faccio promo, ci cambia qualcosa? Ci mandano una cassa se dico che è l'Heineken.
che nell'estate del 96 casualmente venne fuori con lo stesso claim The Beat of Green. Secondo me è stata una bellissima coincidenza, nulla a togliere a Fargetta in quanto insomma DJ importante, rispetto al fatto che sia DJ importante. Sai cosa può fare al massimo? Noi due che abbiamo visitato la vecchia fabbrica ad Amsterdam lo sappiamo. Mettono Mario là, beve, rutta e va via. Andiamo avanti con i D.E.A.R. Dear, talk to me, Paul Rubens. Check 90. We're playing the 90s. Con Cecco Corvasce e Daniels Jack. Master Check. Take your direction. You will sell satisfied.
Staffa featuring Paganini con Rush to the Moon dal 94. Adesso arriva Silvia Coleman, che si dovrebbe chiamare, come giustamente ci segnala il nostro Dennis Jack, i Silvia Coleman, perché dietro c'era un botto di gente che ha prodotto questa cosa. Primo caso in assoluto, infatti, dove dietro c'è un nome, un cognome, ma in realtà si celava un intero gruppo formato da, in ordine, vabbè, in ordine più o meno, Giraldi, Varola, Michele Comis, che poi non erano altro, cosa importante, se non gli Usura, che tanto funzionavano anche in quel periodo, seguiti poi da Walter Cremonini e Giovanni Trivellato. L'unica cosa che mi ha trivellato Giovanni, il resto sono le All Around the World. Stop.
it should, so we can get to know each other. Late night underneath the covers, by making the bed shake so hard you think it's an earthquake. Hey, pretty girl, tell me what you feel, 'cause what I feel is for real. Hurry up, let me know the deal. Do I get my coat or just chill? Shimmy quiet, stay where you sit. I wanna get my groove on for a little bit. I said cool, but what is this? She said relax and gave me a kiss. No matter where you are or where you go, there's only one thing, baby, you should know. I love you 'cause you treat me like a king. Be my queen with this ring. Yeah, baby, you know what I mean. Molella e gli Heaven 17, che il Maurizio Molella mi ha coinvolto nuovamente, visto che l'hanno tirato fuori loro il pezzo Let Me Go, e poi lui me li ha ricoinvolti nel 98. È venuta fuori questa cosa molto bella con la parte rappata di Fast Eddie, che poi mi piaceva fare nei preserata. Beh, quanto godevo, capito? Me la tiravo anche un bel po'. Adesso no. Adesso no. Poi andavo a fare all'off, quel locale che conosci, non la loff, all'off andavo a far serata sul palco col microfono col cavo tipo neomelodico, e poi soprattutto partivo con questa. He has got the flow. Voglio... adesso cosa c'è? Che poi in Demolition, cazzo, il disco con la molla, me l'ero dimenticato. Bello, bello, arriva Kike Boy and Demolition con Basic dal 95, che se si ballava a peso. L'enciclopedia della dance, dance. Con Cecco Corvasce e Daniel's Jack. About you don't have to worry, love will never let you down. All
dal 95 li abbiamo ascoltati, ma adesso è arrivato il momento, nonostante la mano sia un po' penzolante, mi funziona comunque. È arrivato il momento del mashup di Daniel's Jack. Master Jack 90 presents the mega mashup of the week. This is the rhythm of the night.
il mashup di Dennis Jack. Non vedo l'ora che apri la porta perché c'è un acaro che fluttua. Abbiamo ascoltato Corona con The Rhythm of the Night, Dr. Alban con Single Luia, e poi Stefano Secchi e Orlando Johnson con I Say Yeah, Joy Salinas con Beep Beep, e infine Nina con I'm So Excited. Quindi in questo caso vari stili, come dicevo, che si uniscono fra loro in una commistione perfetta. Avete ascoltato praticamente un pezzo unico che in realtà è la composizione di 5 pezzi. Va bene? Madonna, grazie. È andata anche questa puntata. È stata una puntata dove, come al solito, il sottoscritto ha reso tanto alla comunità attraverso la sua energia, dove dall'altra parte c'era uno spento ma opportuno Dennis Jack. Saluta. Ciao. Masterchef 90 con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We will be back.